raccontaci di te on air e benvenuti in questa versione casalinga del nostro progetto, della nostra trasmissione televisiva. Quindi, come potete ben vedere, non siamo in televisione, ma sto trasmettendo da casa. Abbiamo deciso con la nostra redazione che probabilmente era davvero il caso di continuare, no, con il nostro format, perché è giusto, credo, normalizzare per quanto si possa fare la nostra vita, quindi tentare di continuare a fare quello che facevamo anche prima, ma facendolo da casa. Quindi il nostro mestiere è quello di intrattenere invitando artisti in televisione. Non è in questo momento possibile, perché comunque il nostro paese, anzi tutto il mondo, sta vivendo un momento davvero tragico, ma abbiamo deciso comunque di cercare di dare spazio agli artisti, cercando di intrattenervi per questi 10-15 minuti che siano. Quindi io voglio ringraziare assolutamente il primo artista che ha deciso di venire da noi virtualmente in trasmissione, che è Luca Fogliatti. Ciao Luca, come stai? Molto bene, grazie. Ciao a tutti. Bene, sono contento di averti qua, quindi grazie davvero per essere qua. Come si farebbe teoricamente in televisione, io dico sempre agli artisti che vengono, raccontaci di te. Chi è Luca Fogliatti? No, ma per me è un onore essere ospite nella vostra trasmissione, anche perché è una trasmissione che seguo moltissimo e mi piace perché si parla di musica a 360 gradi senza vincoli. Quindi veramente complimenti a voi per questa trasmissione, bellissima. Sì, allora la mia esperienza artistica nasce nel 2007 con i Volume, con la band di Volume, di cui sono il fondatore insieme a Andrea Lepore e Marco Ordano, che saluto. È stata un'esperienza che è durata 13 anni di musica inedita, 13 anni di concerti, più di 250 in tutto il Nord Italia. Ci siamo veramente divertiti, è stata un'esperienza unica e irripetibile, dove abbiamo portato in giro la nostra musica. E dal 2019 ho deciso di intraprendere questa esperienza da solista. E a proposito della mia esperienza da solista, lancio il mio primo singolo da solista, che è uscito il 13 dicembre, con Luca Fogliatti, L'Equilibrista. Godetevelo, a dopo. Ok, L'Equilibrista, Luca Fogliatti, andiamo a vederlo. Seguendo l'istinto di chi sfiderà la sua sorte alla vita e alla morte, lui non penserà. E quel salto nel vuoto non è che solo il brivido del suo mestiere, e lascerà tutti in sospeso, anche la donna che lo verrà a salvare. L'equilibrista se ne va, l'equilibrista. Stare su quel filo per vedere se da qui riuscirò a toccarti. Stare in bilico sapendo che potrò cadere, sarà come amarti. Questa notte che ritornerò da te, da te, da te. Mm-hmm.
arrivati, bene, abbiamo visto l'equilibrista. Luca, raccontaci un attimino la storia di questo video, la storia di questa canzone. Sì, beh, per me l'equilibrista è una canzone molto forte, con un significato molto forte per me. Il fatto di essere, diciamo che molto autobiografica, perché mi sono veramente immedesimato nell'equilibrista, una persona sempre in bilico tra il bene e il male, ed è una dedica, è una forte dedica a quelle persone che incondizionatamente ti restano accanto nei tuoi momenti di difficoltà, ma non solo con le parole, con i fatti, diciamo, che poi sono i fatti che contano. Le parole sì, sono importanti, ma sono i gesti, sono le cose concrete che contano. Quindi questa canzone è dedicata veramente a tutte quelle persone che ti rimangono accanto nei momenti più difficili, più bui. Quindi è una canzone molto importante per me. Ed è anche questo il sì, questo ha portato per me alla fine la decisione di farla uscire come mio primo singolo da solista. Perché per me ha, come dire, una motivazione, un senso molto importante. Ma una domanda che faccio sempre agli artisti che vengono in trasmissione da noi: che musica ascolti? A chi ti ispiri? Cosa pensi della musica, di questo percorso musicale che stiamo vivendo in questi ultimi anni? Sì, diciamo che di musica ne ascolto tanta, di svariati generi. Diciamo che musica di adesso ne ascolto poca, nel senso che sono nostalgico, mi piacciono i cantautori del passato, a cominciare da Roberto Vecchioni, Guccini, De André, De Gregori, Venditti, e poi alle mie spalle c'è la gigantografia del mitico Vasco. Ma questo perché ascolto molta musica del passato? Perché è musica scritta col cuore, cioè musica che rimane. Sì, beh, chiaro, sì, ho visto la gigantografia che hai di Vasco dietro le spalle. Diciamo che stai parlando anche di artisti che probabilmente non ci saranno più, non ci sarà più il ricambio generazionale. Concerti che hai visto, l'ultimo concerto a cui sei stato? Di oggi ascolto pochissimo, perché diciamo che mi sembra musica scritta a tavolino, no? A tavolino, per cioè la musica, per carità, deve piacere, però è musica che secondo me non rimane. Ci sono tanti artisti oggi, perché ormai diciamo che il pacchetto è quello, fanno uscire canzone, singolo, dura un mese, massimo un anno, poi sparisce. E quindi questa formula a me non piace. Io preferisco ovviamente gente del calibro di Vasco Rossi, artisti del calibro di Vasco Rossi, perché sono immortali, rimangono. Di oggi ascolto Bruno Risas, che è un cantautore che mi piace moltissimo, e anche Samuele Versani, che però non è più giovanissimo, cioè non è di primo pelo. Ti faccio una domanda delicata che di norma non si chiede mai, però voglio chiedertelo: qual è il concerto a cui non andresti mai? Un concerto che non andrei a vedere? Beh, tolto il fatto che io ascolto tutta la musica, tutta, dal rap, ho ascoltato anche la trap, è un genere che però non mi piace, l'ho ascoltato, quindi penso che un artista che non andrei a vedere sia Sfera Ebbasta. Non mi dice niente, non mi trasmette niente, perché poi la musica deve trasmettere qualcosa. Quindi no, è un artista che non mi piace. Come il genere trap non mi fa impazzire assolutamente. Bene, senti, hai voglia di lanciare adesso il tuo secondo video che hai portato qua in trasmissione, che io l'ho visto, è una cosa secondo me molto divertente da vedere. Non voglio anticipare nulla. Vai. Guardatelo, ascoltatelo.
godetevelo. Luca Fogliati 7. Lasciato al telefono ed io non capisco il perché. Forse troppo immaturo per stare con te. L'ultimo selfie l'hai fatto ma senza di me. Selfie in un abbraccio, selfie che mi dà coraggio. Selfie con una bottiglia, selfie che ci hai rotto il... Facciamoci un selfie, prima di spogliarci. Facciamoci un selfie, 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 selfie. Facciamoci un selfie, prima di lasciarci. Mi hai lasciato al telefono ed io non capisco dov'è questo treno che hai preso ma senza di me. L'ultimo selfie l'hai fatto davanti a un caffè. Selfie nella vasca, selfie con gli amici in spiaggia. Selfie chiusi dentro al cesso, selfie no! Facciamoci un selfie, prima di spogliarci. Facciamoci un selfie, 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 selfie. Facciamoci un selfie, prima di scordarci. Facciamoci un selfie, prima di toccarci. Facciamoci un selfie, prima di spogliarci. Facciamoci un selfie, 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 selfie. Facciamoci un selfie, prima di baciarci. Facciamoci un selfie, prima di lasciarci. Facciamoci un selfie, prima di tuffarci. Facciamoci un selfie, 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 selfie. Facciamoci un selfie, prima di lasciarci. Tornati. Allora Luca, raccontaci un po' questo video particolarissimo che è Selfie, come è nata questa canzone, il video, insomma, raccontaci. Beh sì, questa intanto è una canzone che segna un momento un po' particolare, altalenante della mia vita. Ho sempre pensato che dai momenti difficili uno può tirare fuori il meglio di sé. E anche da un'esperienza magari negativa nel tempo può risultare anche un'esperienza positiva, comunque un'esperienza a 360 gradi, quindi per me alla fine chi non muore si rivede. Quindi diamo un giudizio nel tempo, non troppo affrettato le cose, magari un'esperienza che in quel momento ti sembrava negativa può invece rilevarsi positiva. Per me è stato così e questa canzone lo racconta molto bene. Certo, chiaro, ma che progetti hai per il futuro? Beh, sicuramente per il futuro vorrei incidere un album, perché materiale ce n'è abbastanza, più di 40 canzoni, quindi sì, diciamo che per un futuro prossimo vorrei incidere un album da solista. Sì, è un po' il sogno di tutti gli artisti, no? Ok, Luca, ti ringrazio. Ti saluto. Grazie a voi e complimenti per la trasmissione. Un saluto, un abbraccio da Luca Fogliati. Ciao!
Bene ragazzi, intanto voglio ricordarvi che Luca Fogliatti è stato uno di quegli artisti che ha partecipato al mio progetto Andrà tutto bene, dove potrete visionare il video ufficiale sulla mia pagina Facebook Pier Caruso Official. Detto questo, speriamo che questo periodo passi in fretta, quindi speriamo anche di poter ritornare in televisione. Io voglio salutare quindi tutto il pubblico, tutti gli artisti che ci danno sempre manforte, che ci scrivono. Noi siamo qua, vi aspettiamo, cercheremo di portare avanti comunque la trasmissione in questo modo. Quindi vi ringraziamo, vi mando un grande abbraccio a tutti quanti, andrà tutto bene, non ve lo scordate, ci vediamo alla prossima puntata. Rimani, rimani fino a domani, rimani, rimani.